Visita istituzionale al carcere San Donato di Pescara per la sottosegretaria alla giustizia Anna Macina del Movimento 5 Stelle, accompagnata dalla deputata pentastellata Daniela Torto, che nei mesi scorsi, dopo le evasioni di alcuni detenuti, sull'istituto penitenziario di Pescara aveva presentato un'interrogazione parlamentare e scritto varie lettere indirizzate al Ministero. Onorando l'impegno preso durante la campagna elettorale delle ultime amministrative in Abruzzo, la sottosegretaria Macina ha voluto rendersi personalmente conto dei problemi che affliggono la casa circondariale di Pescara, incontrando anche i sindacati di polizia penitenziaria. Ci sono degli stanziamenti che sono stati fatti per il carcere, ci sono dei lavori di ristrutturazione che interessano il sistema di antiscavalcamento e l'allarme termico, ci sono delle opere che riguardano la portineria, insomma ci sono degli investimenti. C'è anche un reparto di telemedicina all'interno di questo istituto di pena che insomma va sicuramente implementato. Ci sono per esempio delle attività trattamentali che in questo momento sono sospese, tipo il calzaturificio, che è una bellissima realtà che però in questo momento è ferma e che va in qualche maniera fatta ripartire. Il sovraffollamento dell'istituto di Pescara in realtà è più o meno in linea con il sovraffollamento di altri istituti di pena. Un dato da tenere in forte considerazione è il numero elevato di detenuti tossicodipendenti, perché sono 170 mi hanno detto, e che quindi in qualche maniera condiziona la realtà di questo istituto di pena, partendo dal presupposto che la tranquillità dei detenuti si riverbera oggettivamente sui lavoratori, gli agenti di polizia penitenziaria. Qui c'è anche un medico del CERT e presto arriverà anche uno psicologo che si occuperà della valutazione per i detenuti che intendono avviare un percorso terapeutico in comunità, e questo dovrebbe avvenire di qui a qualche giorno, una settimana, due settimane, mi è stato detto proprio durante la visita. La carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria è un discorso che riguarda gli istituti di pena in genere. Pochissimi giorni fa è stato bandito un nuovo concorso per agenti di polizia penitenziaria e che nella scorsa legge di bilancio è stato autorizzato anche un concorso straordinario per coprire nell'arco di 3-4 anni altri 2.000 posti di agenti di polizia penitenziaria, e quindi nei prossimi 2-3 anni questi concorsi verranno banditi oltre a quelli ordinari che servono per il turnover. Daniela Torto, onorevole del Movimento 5 Stelle. Io sono stata qui anche in seguito alle evasioni purtroppo avvenute e duplici sia nel mese di luglio che agosto. Ho ottenuto che la sottosegretaria prendesse contezza personalmente di quello che accade in questo istituto, della struttura fatiscente che purtroppo è visibile all'esterno così come all'interno, e della realtà poco sicura sia per il personale che per i detenuti stessi. Quindi era necessario intervenire. Parliamo anche dell'organico, è un tema che purtroppo ci sta a cuore, che non rientra nelle deleghe del sottosegretario come lei stessa ha detto, però mi impegnerò personalmente a prendere contatti con l'altro sottosegretario in modo tale che questo problema venga risolto. È importante che chi offre un servizio per lo Stato e per la sicurezza di tutti i cittadini sia tutelato.